Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio di The Valorant Red. Come vedete siamo ritornati su Minecraft. Ho fatto volare una torcia. Siamo ritornati con Minecraft e qui con me c'è il signor Giuseppe. Oh, salve Giuseppe. Arcanthus. Io sono nel punto d'inizio. No, quindi. la spada. Ange, tu non hai detto mai il nome spada. Io ho detto spada, porta la spada. Ange, vieni al centro della grotta dove stanno. Centro città, tema scottante. Ok, com'è? Ah, niente, mi sono messo il culo nel fuoco. Ah, ok. Vieni qua un attimo. Tema scottante. Ma qua dove? Il punto dove sta la table e i forni. Come cazzo si chiama? Ah, praticamente dove all'inizio proprio. No, non posso. Ma perché che devi fare? Cosa? Ti do la roba, scusami. Che devo fare là? Ma non venga a capito? Oro. Livello 8 sono. Ma comunque in questa versione è più difficile trovare gli anti, In questa versione è più difficile uccidere i mostri. Sai com'è? Uccidi con la mano. Io ho la spada, non ho la mano. Anzi, ti sei preso tutto il ferro, tu, No, l'ho messo nella chest. Quale chest? Quella là sopra la miniera. Ah, laggiù sei andato. Sei un pazzo. Oh, dove? Non no, parmi! Mannaccia butta. Tieni allora. Cibo, tieni cibo. Andiamo a 8. Madonna. Mannaccia. Ma smetti di buttarmi qualcosa. Ah, la spada, me l'hai buttata. Quale spada? Ma tu mi hai dato 3 bistic? Come lo faccio 3 bistic? Ah, boia. Anzi, io c'ho allora. Dove ho? Allora, andiamo. Allora, facciamo così. Giro. Altezza. Io seguo l'urma di Francesco. No, e fai una cosa. Fai così, guarda. Ho cambiato idea. Infatti, per questo ho detto, ma vengo da te. La mina ha shiftato. Guarda, quanta lava c'è? Ecco, fammi. Vedi che mi ha shiftato, porca troia. No, è negativo, perché poi ci uccidiamo da soli. Ah, però è più reale. Non ho detto che positivo o negativo. Provato la cosa. Lo diamante. Ho trovato la zizzata. Ma ho trovato anche io, ho trovato la zizzata. Ma va, siamo vicini. È la stessa. Tantaratam. Noi siamo scavatori della minchia, tu sai. Redstone. Carbone. Io sto trovando redstone. Redstone. Pietra rossa, come la chiamo? Pietra rossa. Donne pietra, red e rosso. No, non è la stessa cosa. Io sono un italiano. Sono vivo in. Ma la mentalità chiusa. La tieni un piccone? No. Ho la mentalità chiusa. Il ferro? No, ho la mentalità chiusa. Luis. Aspetta, ma facciamo un altro. Il ferro? Allora sto facendo 10.000 forni. Ma lo sai che io non la vedo. Ma tu c'è il piccone. Mi vedi Francesco? Ciao Francesco. C'è il piccone tu? Sì, aspetta. Dove è andato il mio piccone? Ah, te l'ho dato a te. Comunque sto trovando tantissima pietra rossa e tantissimo carbone che non serve. Non ce ne butto di pietra rossa. Vale, fai una cosa, posso di scavare così. E un'altra cosa in più. Cosa? Cava così e poi. Sto un attimo prendendo tanto carbone. Guarda, fai così, no. Scavi di così. Mannaggia Buddha. E poi scavi pure di così. Ma io sto prendendo i materiali un attimo. Devi sentire. Oh. Poi fatto così, guarda. Fai così, guarda, non riesci a dire. Oh, andiamo. Una capra. Sì, una pala, fai un attimo una pala, fai una pala. Fai una capra. Dove la tengo? Dammi un po'. Devo togliere tutto? Tu quando non trovi la pila. Dovrebbe essere una grotta qua vicino. Ah, ok. Io invece ho trovato, scavando, ho trovato ferro. Che la terra, se trovi la terra, a questa altezza dovrebbe starci. Togli è così. Ma sto tagliando tantissimo. Togli. Finito un attimo cosa, ma subito, Comunque dove ci sono. Qua vicino. Però così dovrebbe intanto essere. Il ferro continua. Pure l'altezza è che sta alla fine. Cioè, sta mo vado un po' più. Andiamo più in. Andiamo a 12 l'altezza. Ma io di solito li trovo a 10, a 11. Infatti non andiamo a 12. Ma stava la lava, hai capito? La lava di solito quando stava la lava, stava pure la diamante. Abbiamo scavato tutti i torni. Ma sapete riuscire a tornare indietro poi. È una via dritta là. Ho trovato la grotta. Buono, ottimo, questa altezza è buonissima. Non posso mai morire. Oh, che hai fatto? Sono morto. Come? Me ne con lo scheletro. E poi il primo, nello scorso episodio ho detto che non potevo mai morire. Ma cioè, sono troppo pieno, non posso prendere. Non esplorare senza di me. Ma quanti mostri almeno se uno muore, poi capì.
C'è tutta la tua roba a terra. C'è uno scheletro. E ora si sta prendendo ammazzate lo scheletro e lo zombie insieme. E lo zombie ha ucciso lo scheletro. E per... ti ho detto, non esplorare da su, tu vai. No, non sto esplorando, sto guardando. Vale, non mi ricordo come si scendeva. Angel, qua la roba. E non mi ricordo come si arrivava là. Una cosa faccio la scelta. No, non scompare, c'ho un minuto per fare. Un minuto è passato mezzo. Stai laggando come un cesso. Angel, stai laggando. Non sono io che sto laggando come un cesso. Chi può mai lagga secondo te? Penso più che sto laggando come un cesso. Non mi ricordo qual è la deviazione che devo prendere. Ti ho messo tutte le cose qua. Mo le fatto qua e metto. Ti ho messo tutto qua. La zappa non è mia. Ah, ti ho dato la zappa, è mia. Manca la spada e il mangiare. Te l'ho dato il cibo, cioè. Io uno ne tengo la mia. Ancora non l'ho preso. Non la faccio. Ah no, perché l'ha presa lo zombie. Faccio così. Questo cazzo è duro. Ah, hai ragione proprio quando laghi. Ha delle torce, vale, le torce. Ah, c'ho tutte le tue. Ah, bello. Dicevo, ho detto ma che sono aumentate. Sono là a terra. Dietro di te. Vive. No, sono morto. Io non posso mai morire. Oh, porco Giuda, frate. Non l'avevo visto proprio. Non c'ho cibo, ho visto perdendo vita così. E ne avevo ucciso quello, pensavo che non ce ne stavano più. Ne ucciso tre, ne avevo ucciso. Cazzo, ci stavano 50.000. Meno male che non morire mai. Vabbè, lo scheletro qua. Ok. Allora, c'ho picconi. Ma che bug di luce. Non c'ho più la spada, ci manca. Oh, lava. Ci manca la. Guarda, ma perché stanno tutti questi creeper in questo? Io non posso mai morire. Ma la tua roba? Laggata assurda. Sono laggato. Ma dove sta tutta la tua roba? Ma adesso sono morto di nuovo! Ti scoccio, ti fai sempre la stessa strada! Ma dove sei morto? Ah, la cosa bella è che sei morto. Sto laggando di FPS. Lo so, quando carica il mondo, ma è con questa versione proprio che fa così. Io pensavo fossi io, ma ho provato a farla con l'1.8 a registrare più a... fa molti FPS. Cioè invece con questa versione me ne fa pochissimi. Allora qui. Sei arrivato a casa? A casa! Sto venendo dove sta la grotta. Ah, la grotta. Prendiamo tanto. No, quasi arrivato. Non me la ricordo a memoria sta strada. E papà, l'hai fatta 7. Almeno le volte per fare. Ma perché voglio fare il tenerario, perciò. Ah sì, vieni a prendere le tue cose che non posso andare da solo. Tieni il veleno, che tieni? Ah, hai mangiato la carne marcia? Da un creeper là. Vai tu che allora, non c'ho vita. Non c'ho vita. Pure io non c'ho vita, non tengo niente addosso. Vabbè, esplosa. C'ha buco. Due zombie. Ma veramente state facendo? Tre zombie. Quattro, stai abbandonando. Cinque, sei. Cinque. Oh, quanti zombie? Ma che cazzo è possibile? Che stai dicendo? Vieni. Ma non è possibile questa cosa. Vieni. Hai visto che ne sono? Ho visto. Ma è impossibile, ma veramente dove c'è? Oh, cazzo è? Ma quella con la palla mi ha tolto 7 cuori. Invece c'ho mezzo cuore. 7 cuori, tanto. C'ho mezzo cuore. Quando lo monto questo video, vattene a vedere. Mannaggia Buddha. C'è ancora lo scheletro sopra. Ma la cosa non sono i zombie. La cosa paurosa sono gli scheletri. Guarda, questi qua li uccidiamo così. Meno male. Lo sai, io c'ho mezzo cuore. E non abbiamo cibo. Ah, hai visto il fatto della spadina? Sì. Che fa ricaricare la spadina al pieno per più danno. Non mi interessa comunque. Va a prendere le tue cose e prendere cibo. Che c'ho mezzo cuore. Dai la carne dei zombie. Vai. Aspetta, non ho... è la roba. Oh, lo scheletro. Due scheletri sono morti. Non posso mai morire. Ma che porco va! Yeah, veramente! Ma perché escono tutti questi mostri qua? Ma dove sono spawnato? Sono spawnato tra le volte. Ah, perché sono usciti gli alberi. Sto nervosendo tantissimo. Vedo uno scheletro io da lontano. Spero che non mi abbia visto. Oh, mi sto incazzando. Ho 3 cuori e mezzo, 4 cuori adesso.
Ma non è cosa, guarda. 4 cuori e mezzo. Sono troppi zombie. A che fai butti? Ma sarà qualche spawn? No. Senti, per adesso chiudiamo. Ma vale, hai messo l'albero davanti a casa. Ma chi? No, devo rompere tu. Io non ho fatto proprio niente. Poi vedi. Oh. Ma senti, io vado un attimo dove sta il coso di ferro. Là. Dove abbiamo tutto il ferro. Faccio un po' di pezzi di ferro. Allora, mo faccio. Un paio di... infatti è quello che sto facendo, faccio un paio di armature. Allora ragazzi, vale. Il tempo che aspettiamo che Francesco ci porta del cibo, noi cerchiamo un po' di cucinare un po' di roba. Dunque, cuciniamo altro ferro, così facciamo un po' di armatura. Visto che tra poco esplode l'armatura lì di... Vai, ho trovato un sacco di mucche. Ragazzi, io mi trovo nella grotta da solo, senza nessun aiuto. Morente di fame, senza cibo, senza acqua. Ormai la mia vita finisce qui. Finisce qui. Quante coscette tieni? Che? Quante coscette tieni, no? Quante coscette tieni? Qua, 5. Qua, vale, 5 coscette. Cazzo fai, ma andiamo un po'. No, perché ho mangiato la carne di zombie e quindi sono rimasto attivo fino a... Hai paura, perché non finivo la carne di zombie. Hai paura. Ah, ma vale, mo faccio il gambale per te di ferro. Anzi, a te ti faccio le scarpe. Già tu la tengo l'armatura di ferro. Dai. Già la tengo. L'armatura di ferro? Sì. Ho fatto i stivali. Già. Tieni i stivali. Sì. Che rimanga? La testa? Niente. Niente. Ah? No? Io avevo fatto la corazza di ferro. Forse che siamo bardati come mignotte, possiamo fare il culo del cazzo. Tu dici? Vediamo un po'. Proviamo così. Dobbiamo sparare. Carbone. È finito comunque il carbone sopra, ce l'abbiamo qua. Sì. Ah, mi dai le torce? Non ce l'ho le torce. Ah sì. Ok, ci siamo, finalmente voglio vedere. Dove stanno tutti i mostri? Vado. Oh, quante torce? Wow, ma qua perché sta tutta sta gente? Ma creo festino. Ma anche dietro stanno arrivando. Ma come fai? Sempre solo a me. No, sono altri zombie dietro. Ah, comunque ho perso tutta la roba. Ma non c'è più niente. Il zombie mi ha droppato la carota. Ready, aim, fight. Wow, buono. I miei maiali non li ho uccisi, faccio. Sono zombie. Ma secondo me qui c'è qualche spawn. Andiamo a vedere qua sopra, Francia. Francia, perché qua si spawnano tantissimi zombie. No, perché buia ed è la difficoltà hard, perciò. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Qua sto morendo di nuovo contro uno scheletro di merda, ma non stiamo facendo. Voglio combattere io. Vale, grazie, mi salvatore. Guarda là! Arrivano altri zombie da qua. Sono dal mio viso. Dove sei andato tu? Qua ci sta. Dove? Ah, da qua sopra. Oh! Oh! Non ti buttare. Lo zombie con la spada di ferro, ma veramente stiamo facendo. Oh, mi ha droppato la spada, infatti. Ma lì vengono lì giù, guarda, guarda lì zombie. Quanti ne stanno arrivando da laggiù? Ma quante cazzo di... Diamante! Sono caduto giù però, stava solo uno. Ma non mi trovo. Il nostro primo diamante, Francesco! Ma sono troppi cosi, guarda qua, quanti ne stanno venendo? Ma dove sto partendo? Mica da me. Un po' di roba qua. Fate che ci sta un botto di lava. Se delle fighe sono un sacco di diamanti, questo ci sono tanti. Provato, penso che quella diamante. No, si aspetta. Chi è? Bah! Se tre colpi di spada di ferro. Non muore, sto cazzo di mio. Perché devi vedere la barra. Ho visto che la barra uno zombie lo uccide anche con due colpi adesso. Però quale barra? La barra della spada. Ma tu dove stai adesso? Quello che ti dici spiegate io. Sto esplorando la cosa. Mi lasci da solo. Passo. Ok. No, niente. Meno male che coglione. Ok ragazzi, noi abbiamo trovato credo una buona zona dove trovare diamanti e tantissimi materiali probabilmente.
Credo che sia giusto fermarci qui perché l'episodio è venuto tantissimo lungo. E come avete visto abbiamo combattuto con migliaia di mostri a quanto pare. Ci vediamo nel prossimo episodio. Sperando che questo video vi sia piaciuto, quindi fatelo sapere come al solito con un bel mi piace o Wow, con un 4 un sacco commento. di diamanti. O con un commento. Quindi alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, voglio. Non posso mai morire.